Benvenuti amici appassionati a questo appuntamento targato Naxos Pro Racing. Siamo al secondo dei video, parliamo di cronoscalate. Ieri sera abbiamo realizzato per voi un video con un ospite molto particolare, non vi anticipo altro. Il video purtroppo ha avuto un piccolo problemino tecnico e purtroppo l'audio non è il massimo. Ho deciso comunque di editarlo e di montarlo, di pubblicarlo per voi. Quindi vi lascio al video, vi invito ad iscrivervi al canale e a presto ragazzi! Benvenuti amici appassionati in questo nuovo appuntamento in quel di Nicolosi. Siamo all'Orlando Furioso, ristorante prettamente vegano. Abbiamo Di vegano c'era solo la pannocchia la pannocchia che ci ha mangiato il signor Enzo. Allora, questa sera siamo a Nicolosi, credo un 50, forse 100 metri da quella che non molto tempo addietro era la partenza di una delle cronoscalate credo più belle d'Italia. Non credo di dire una fesseria da questo punto di vista. La, diciamo che era la nostra La nostra gara. cronoscalata, la nostra cronoscalata. Sembra brutto parlarne al passato, ma purtroppo È sono passato. diversi anni che non la si fa più. Quindi questa sera, grazie al sostegno di Antonio Burgone, Angelo Guzzetta, che non abbiamo ancora ben capito che ci sta a fare qua, perché la corsa dell'Etna credo che non l'abbia fatta mai. Devo, l'ha L'ha fatta, l'ha fatta fatta. due volte, beh, D'anonimo, d'anonimo, era anonimo. E abbiamo con noi un piccolo pezzettino di storia di quello che sono le corse siciliane, ovvero il signor Enzo Di Stefano, che da molti anni in veste di pilota e in veste di preparatore gira, diciamo, quelle che sono le cronoscalate sia dell'Italia ma soprattutto siciliane. Allora, inizierei io intanto a rompere il ghiaccio come al solito con Antonio Burgone. Sì. Antonio, Sì. partiamo con ecco, diciamo, raccontaci un aneddoto Il finale di che aveva. quella, non il finale. Un piccolo, un Diciamo. aneddoto, una cosa che ti ricorda, diciamo, che ti fa ricordare, diciamo, gradevolmente quella che è stata la cronoscalata dell'Etna. Diciamo che per noi catanesi la gara dell'Etna è stata sempre, diciamo, un punto di riferimento perché diciamo che o gareggiavi o meno era da andare a guardare oppure da partecipare. Io l'ho fatta qualche volta, un paio di volte. L'ho fatta anche col beneamato 112, però in versione slalom nel 1995. Ragazzi, Con i se mi capelli, con i sentite, capelli. con i capelli, Ah, sì, quello sì, avevo tutti i capelli. Allora, ragazzi, intanto voglio ricordarvi che Angelo lo conoscete per i numeri che ha fatto sì negli slalom, nelle salite, ma il signor Buzzetta nasce nei rally, Come nasce navigatore, come navigatore. navigatore nei rally e Ho qualche gara di rally e qualche fatto. Ma voi gara. diciamo che Quindi era in un. qualche scandazzo dalla Sì, sera. ma voi. Ma forse che in un rally eravate anche avversari, forse ero sia Il Guzzetta commercio, commercio. al Arena del commercio qua a commercio. Mister. C'era, ma caro No. no. Tu eri pilota o navigatore? Sì, Prima edizione ovviamente. navigatore. Ovviamente. Ma come la macchina pureva? Sempre che a 106. Sempre 106. Sempre Ovviamente. questa 106, anche se non era sua. Sempre 106. Sempre. Sempre 106. Tu Clio, vero? Hai fatto il Una bella commercio esperienza. con la Clio? Una bella Come esperienza. sono i rally rispetto a quello che sono le salite, le slalom, cosa c'è di bello o meno bello secondo lei? Forse di Allora, Stefano tra la Slalom non ne ha salita. fatti. Sì, L'hai fatto Slalom? tutto ha fatto. Allora, tra la salita e il rally, cioè il bello è che tu ti metti la tuta la mattina e la togli la sera. Per quello sì. Quello sì. Però è più dispersivo il rally, cioè devi essere più calcolatore a completare il rally e lì fai la posizione. Non è come la salita che tu hai una lotta contro il tempo In per 2-3 vincere, minuti in si 2-3 risolve il minuti tutto e devi basta. risolvere tutto. Mentre lì invece devi stare calmo perché devi completare il rally, perché alla fine dopo che fai una prova da brivido non hai concluso niente. Ovviamente, perché poi ci sono i trasferimenti da fare, ci sono altre 3, 4, 5, 10 prove da fare, quindi Io ho fatto ovviamente. un rally
Però si quello era un rally sprint. Quante prove speciali erano? Ma le prove erano 3 da 3 km e mezzo, cioè diventano 3 salite. 3 salite, no? 3 prove basta. Ma anche quelle di ora sono corte, se non ti giochi subito alla partenza le prime 3 prove speciali forti, il rally non se ne vince. Ovviamente. È stato divertente, forse perché si è preso. Puoi calcolare dopo, ma non prima. A divertirsi, passare una giornata diversa dalla. Non l'avete presa troppo sul serio. No, mi siete. Sesta assoluta per. Ma questo a noleggio era a noleggio. Voglio dire. Ci davano il gas. L'equipaggio era lei con. Con Martella. Oh. Ma vi alternate? Vi alternavate alla guida? Sì, sì. Carmelo. Ma era a noleggio comunque, non era la macchina tua. La macchina di Michele. Prima edizione era. La prima edizione. Dici ce la facciamo, ce la facciamo. Relle sprint. Sta ricordando il Guzza, pian piano. Sta ricordando. Lui leggeva le note. Sì, però poi gli anni dopo non leggeva più. Ah no, accelerami. Quarto assoluto, quinto assoluto, sesto. Quindi assoluto, ragazzi. 106 gruppo N. No, ma deve attendere. Record di tracciata alla prova Madonna degli Ammalati. Prova vinta, l'ultima prova speciale Madonna degli Ammalati. Ragazzi, siamo passati dalla forza dell'Etna praticamente. Ma parliamo sempre di un territorio. Ad una battaglia. Ma era un'altra era un'altra cosa che era diventata il trofeo Peugeot, ricordo il rally del commercio, sì, era abbastanza una cosa era Coppa Italia, trofeo Renault, trofeo Peugeot, era un evento e parliamo sempre territorio catanese a livello nazionale, voglio dire, già era una cosa importantissima. Ma non è che poi doveva parlare il navigatore? No, stato muto, che basta. No, il navigatore nella gara, diciamo, nell'anno clou che abbiamo battuto tutti i record miei stessi, il navigatore era Barbagallo. Gaetano Barbagallo. Sì. Gaetano Barbagallo col 1003 gruppo. Diciamo, non aveva né libro delle note né gambe messe così. Per contrappeso. Perché era per bilanciare. Le prime due prove a timbrare sono andato io, non lo facevo scendere neanche dalla parte. Un libro l'aveva, che non era la preghiera. Però voglio dire che Gaetano è rimasto abbastanza traumatizzato da questa esperienza che abbiamo dietro le telecamere, ma per oggi non ve lo possiamo mostrare, ve lo mostreremo magari in un'altra volta. No, fino a martedì, mercoledì ancora non parlava. Santo! E da avversari invece, perché avversari diciamo ha molto più da raccontare. Da raccontare rispetto c'erano, che non ci sono più. C'era Jimmy, c'era Galà, c'era di Salvo ancora c'è questo conto di Salvo. C'è, ma non c'è. Diciamo che l'età crea. Già, ovviamente l'età è quella che. Ma tu eri un ragazzino un po' era, certo. Ragazzino. Era un biccirito. No, biccirito no, perché scusa. Vabbè. Biccirito non è male. Parliamo di persone che erano più grandi di te comunque. No, mi sapevano sempre Duca Russo. Duca Russo. Ovviamente. Ma Duca Russo c'era da Duca Russo, stiamo attendendo Roca Russo. E devono stare attenti effettivamente. Stiamo parlando degli anni 83, 84 e 85. Bei tempi. 126, gruppo 5, 700, blu. La macchina di Andy. Blu. Eccezionale. Blu melanzana. Salite, slalom, no, tutto salite. Credo che in quei tempi non c'erano. Slalom sono nati quando sono scadute le. Quando sono scadute. Io ne ho fatti due. Una me lo ricordo io. Una Gela Butera. No, Vizzini. E una volta Gela Butera. Volevo Puccio Cardillo con la. E una Reggio Calabria. Galli cos'era? Forse ci sono diversi slalom che sono quarto assoluto e quinto assoluto. Mamma mia, certo, non siamo ovviamente i tempi erano altri, le macchine erano poi diverse, le brillate mi ricordo che erano molto più larghe. Io mi ricordo che nel a 36 metri a 36 metri no, no, erano parecchio, oltre a essere più larghe erano metri, anche sfalsate, mi ricordo 12 metri dai, sì, sì, ma sì. Quarto assoluto cazzo che hai 12 più io. Eccezionale. Io mi ricordo che c'era gente che riusciva a fare la postazione col 700 di terza. E ora di prima. Anche di quarta. Adesso ora di quarta non lo so, ma di terza. Sì, ma ora si fanno di prima. C'erano punti che si faceva pure. Mamma mia, pensa. Mi ricordo di quarta. Pensa a cosa serviva. Ma tornando a. C'era Manna, c'era Cardillo. Ah, tutti i vecchi avversari. Poi siete passati tutti sulle 33.
poi siamo passati perché male. No, prima sull'Alfa Sud. Un paio di gare con l'Alfa Sud gruppo N, poi sul gruppo A, Alfa Sud e poi sulla terra. Mamma mia, sempre lotte a lotte spietate. Spietate. Andavamo tre proprio e poi. Ma diciamo, avevi comunque come uno dei piloti, degli avversari più ostici che adesso diciamo è un tuo cliente. Sì. E con lui hai vinto anche parecchio hai vinto anche me. Lui ci siamo portati titoli. Col signor Crucitti, diciamo. Gare, ma titoli, che già. È un'altra cosa ovviamente, no? Ma titolo, all'epoca invece all'epoca era un grosso avversario. Diretto proprio, poi si cambia nella vita. Voglio dire, ovviamente. Ragazzi, ritornando alla Catanet, ma io non ho capito bene una cosa, ma Guzzetta, ma tu hai fatto due edizioni, giusto? Ma le ha fatte. Con una sempre con la 106 gruppo N, sempre questa che hai adesso, sempre la stessa vettura. Ma allora correvi in gruppo N, era gruppo A già oppure era Unitalia, era gruppo A. Ah, non c'era, era super. Allora guardati, allora c'era la categoria super salita. Il gruppo N era bravo, non era Unitalia, era super salita. SS super salita. Erano super salita. Ma diciamo ora il gruppo N, andiamo in gruppo A. Ma e le posizioni invece con questa ma gruppo? La prima niente, siamo arrivati penso dopo molto, molto dietro, no, no, tutto sommato no, perché diciamo hanno vinto con 5, noi abbiamo fatto 13, ma avevamo gomme da stampo, la quinta non gliel'ha messa mai. Sei andato a farti una domenica di poi l'anno dopo sempre la stessa macchina, alla fine solo con le gomme cambiate abbiamo fatto 0-6, voglio dire, hanno vinto con 0-3, tutto sommato. Allora, ragazzi, di quello che è il percorso attuale, tra virgolette, della corsa dell'Etna, qual è il punto, diciamo, del quale, voglio dire, ci sono diversi punti molto belli, molto particolari. Qual è quello che il signor Enzo gradiva o gradisce di più? Uno dei punti più belli della cronoscalata? Più belli... Allora, mi perdoni, io parlo per quanto riguarda il pubblico, le due sinistre non si battono. Perché alle due sinistre... E realmente si riusciva bene o male a capire chi. Per me gli ultimi 3 chilometri. No. Come? Per me gli ultimi 3 chilometri. Ma il signor Enzo non li ha fatti mai gli ultimi 3 chilometri. Per me gli ultimi 3 chilometri. Perché diciamo che ha fatto il tracciato corto. Il tracciato corto, arrivato. Quando l'ha fatto io, secondo me gli ultimi 3 chilometri erano. Sicuramente quelli saranno. Perché sono più guidati, con la macchina che avevo io che veniva da Relle, voglio dire, fare il veloce non era. Vedi che non si vince nei due. No, per vincere o per perdere. No, che là solo perdi solo tempo se fai. Cercando di strafare o di. Quindi là c'è solo spettacolo per il, ovviamente io parlo per quanto riguarda il pubblico perché sono sul muro. Allora, non mi ha detto il signor Enzo qual è il pezzo che preferiva del tracciato della Catanetta. La parte dove c'era l'orologio. E basta, me lo deve dire il sì, ma non mi. Ma non te l'ho chiesto! Ma te. Lo so, è la parte. Quando lui faceva dalla macchina verso il display. Era il tragitto. Era il tragitto più bello. Più sofferente, ma secondo me, dico la mia. Secondo me, diciamo, era il tatto del Cemellaro. Sicuramente era. Si arrivava su una. No, il tratto più veloce era il Frandoia. No, qua stiamo parlando del tratto che ti piace di più. No, il frondoio credo che sia addirittura in leggera discesa. Sì. Quello poco era, fa, difatti, quello era il punto più veloce. Eccezionale. Difatti poco fa parlavamo. Sembrano gli altri, per esempio, sì, successivamente, sì, che sempre. Però è vero. Comincia a salire, già. Ma sì, perché d'altronde diciamo, io poco fa parlavo per la mia piccola esperienza, per la mia macchietta che avevo allora. Io parlavo che un anno al Gemellaro, giusto, no, al Gemellaro, al Frandoio, in quinta, cioè dire, non ho sentito più il motore, sembrava che si era spento. Ma no, non si è spento. Poi diciamo che l'ho risentito per un tratto, capito? Vabbè, non mi prendo in giro. Ma siccome poco fa hai cocciato il rapporto e ci sentite più. E io ti ho detto quanto? 130 di finale, tu mi hai detto meno, tipo 700. Allora 110 andavamo. Però vedi che sentiva il stallo. Sono stallato. Ma poco fa non eravamo in diretta, cioè non l'ho detto adesso. Fortunatamente non è uscito tutto da sotto dalla coppa dell'olio. No, quello male. Un rumore
Sì, non si sentiva più. Niente, ero... silenzio. Silenzio. Poi mi chiamo dopo. Anche perché lì dove c'era il vecchio ristorante, quello bruciato, là c'era un salto. Sì, sì, sì. E c'era sì, una leggera sì, discesa, cioè diciamo sì, che... Il salto già arrivava forte. Perché uscivi veramente dalle due sinistre, poi facevi quel destro, allora, e poi da lì fino allora, alla staccata del fondo era tutta piena. Sì, delle due sinistre. Mi ricordo che era una cosa eccezionale. In quelle due sinistre si doveva stare salto. Perché poi ovviamente... Dopo c'era, perché dopo quel destro... Se tu dovevi far divertire la gente... ovviamente, allora... voglio dire. Il cane l'ho visto io al parco chiuso, era vero. Non so se ce l'avesse portato. Gli attrezzi del cofano invece. Gli attrezzi per far che cosa? Il muratore. No, quella è una fesseria. Bella e buona. No, sicuramente era uno cagioleva. Sì. No, quello con la Giulia, comunque è vero questa cosa. Era Orazio Recite, quella era una Giulia storica. E nel cofano aveva anche gli attrezzi da lavoro, diciamo, il suo lavoro è muratore, ogni tanto aveva la cazzella, la manifola. Ma no, cane! Ti giuro! Enzo, scusami, ma qualcosa di questo video la tagli, vero? Spero di no, tutto vicino a integrale. Integrale! Il video, ragazzi, scusa, ma quando non ce l'ho per la prossima volta l'hanno fatto prima di mangiare. Allora, mi ricordo che Antonio mi ha raccontato che ai tempi nei quali non c'erano ancora né le connessioni internet, né FCR salita, né FCR salita, non c'erano praticamente quelli che erano i tempi online. Quindi mi ricordo che voi, come scuderia Pontese Corse, quando avevate tutta quella quei grandi loti, mi raccontassi una volta che praticamente... mandavate avevamo per messaggio fatto, avevamo fatto diciamo una convenzione con non mi ricordo se era con la Wind, con qualcuno, e diciamo che avevamo tutti i numeri memorizzati dei piloti, e ogni pilota riceveva un messaggio con il proprio tempo, che per l'epoca diciamo era qualcosa di innovativo, perché tutti sapevano il tempo che avevano fatto, mentre gli avversari diciamo no, dovevano aspettare. Adesso diciamo che tutti quanti abbiamo il telefonino, smartphone, guardiamo un po' tutti i tempi, ma allora diciamo era qualcosa di diverso. Eccezionale. Invece io mi ricordo che tu qualche gara eri sempre dietro a un 700. Però? Allora io seguo la cronoscalata dal 97, credo di essere stato presente in tutti gli anni nelle quali è stata disputata. Nei primi tempi seguivo praticamente facevo compagnia a quello che era Pasquale Giacoppo, una vecchia gloria delle 700. Mi ricordo che praticamente noi avevamo il furgone ed io se l'hai fatta pure lui le sue, sì, ma non riuscivo, praticamente stando allineato alla partenza. Dopo praticamente che partivano le 700 non riuscivo a trovare un posto nel quale sistemarmi per potermi vedere i passaggi delle macchine, perché praticamente il pubblico era una cosa... Sì, allora ce diciamo che come sappiamo tutti quanti il pubblico sulla catenetta è stato sempre una croce, di questa gara, diciamo che purtroppo è stata anche... Il pubblico è stato quello che ha condannato questa gara. Sì. Oggi ci sono questi telefonini, c'è... l'evoluzione, la modernità. Ma quando correvo io agli inizi, stiamo parlando 83-84, c'era la fila nelle cabine telefoniche per chiamare con i gettoni, perché non c'erano. Ma le classifiche dove venivano esposte? Chi le aveva? Allora, le classifiche si aspettava, no, all'arrivo, poi dopo che finivano. Allora io sempre ero il più Dugaroso, chiamato Dugaroso, cronometro in macchina, quindi già... Bene male, anche se non al centesimo. Però bene male, ma sapevi... Ma già sapevo com'era. Com'era andato. Infatti ho allora, tante delle foto che io lo mettevo sopra il roll bar, che tante foto che alla partenza? All'arrivo che io vado a staccare, si vede che io con la mano... Come tagliamo il traguardo, pam, staccavo il cronometro. Scusami, ma diciamo c'è che... Ancora, ma è, diciamo, bene, so
allora magari era un po' più piccolo, che tu avevi allora tuo fratello che ti seguiva nelle gare, sì. E mi dicono che era un cronometrista di quello Doc. Perché? Che prendeva i tempi, sapeva già i distacchi. Sapeva i distacchi, sapeva i punti dove io guadagnavo, dove perdevo. È stato molto molto importante per me. Perché i tempi, ragazzi, sappiate che c'era un modo per prendere i tempi. Lui era l'intermedio di oggi. Sì. Veramente. C'era l'amico magari che si andava a pensare all'intermedio. Ogni aveva, diciamo, ho sentito dire che era uno che era un cronometrista, sapeva cronometrare benissimo. Sottino mi ricordo che siccome messo qua sopra l'arrivo andava a vedere il primo punto era dove c'era il primo tornante dopo il veloce, dove c'è la casa posta. La casa sottanista chiamata. E lui prendeva da lì. Tu non lo sai perché non c'hai corso. Arrivavo su e mi diceva, vedi che tu le ieri 3 secondi dietro, qua poi sei passato avanti, qua poi sei. Cioè, ti andava. Meglio di un GPS. Sì, sì, una cosa bestia, ma anche adesso. Eccezionale. Poi come faceva, si prendeva dal primo che arrivava, lui si bollava all'arrivo. E man mano lui faceva la classifica. Già, la classifica già sapevano. Perché ogni 30 secondi o passi il primo o passi il dopo. La classifica assoluta. Sì. Ma nell'arco della tua carriera, parlo da pilota, hai mai corso con la partenza con la mano 5, 4? Sì. O sempre con i cronometri? No, 5, 4, quando con la 700. Quando si cronometrava a mano. Facciamo 5, 4, 3, e partire. Mamma mia ragazzi, sembra. Parliamo di. Sembrano anni luce, invece. Con i numeri col pennello. Sì, mi ricordo che non c'erano i numeri. Con la calcia, sì. Era con la calcia, giusto? Si faceva. Come chiudeva si cancellava lì il numero, non so, perché chiamo più numeri era lì. È cosa originale, veramente. Altri tempi comunque. Altri diciamo. Tempi, automobilismo di altri tempi. Grazie, la corsa dell'Etna è. Per sentito dire, una volta si partiva addirittura da Catania. Sì, dal Duomo, Piazza Duomo. Da Piazza Duomo e si arrivava al rifugio. Io direi che per stasera intanto va bene così, ragazzi. Sì, noi dopo che abbiamo mangiato. Dopo che abbiamo mangiato. Possiamo ricominciare dopo il dolce. Possiamo ricominciare a mangiare. No, diciamo che il dolce. Noi dobbiamo farci ancora il dolce, quindi ne approfitteremo, ragazzi. Va bene, per questa sera è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto come il primo che abbiamo fatto, quindi vediamo di realizzare qualcosa di simpatico per i prossimi giorni, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di mettere un bel like sul video se il video vi è piaciuto, di condividere il video e a presto ragazzi, un saluto agli amici che stasera ci hanno fatto compagnia e alla prossima!